Leggi. Il video di oggi è un po' particolare perché mi è successa una roba di cui volevo parlarvene, dato che non spesso mi capitano cose del genere, ed era da tanto che avevo da dire cose riguardo, ma non ho mai avuto l'occasione, perché bene o male non c'è mai l'occasione per parlare di questo tipo di cose. Oggi, come più o meno l'80% dei giorni in cui vado all'università, sono andato a lezione con la mia fidata bicicletta. Come al solito arrivo, leggo la bicicletta, entro a lezione di corsa sperando che il mio ritorno a essa ci sia ancora. Oggi però è successa una cosa un po' particolare. Quasi arrivato al Politecnico mi è caduta la catena. E in poche parole, quando cade la catena è scontato al 100% sporcarsi le mani. E dato che ero in ritardo e non avevo intenzione di fare tutta la lezione con le mani completamente nere alla Oliver Twist, sono entrato di corsa a lezione e ho detto, quando uscirò la aggiusterò. Verso l'ora di pranzo però esco con i miei compagni per andare a mangiare qualcosa e mi accorgo della presenza di un foglio pizzicato tra la bicicletta e il lucchetto con cui l'ho legata. Si tratta di questo foglio qui. Lo guardo e la prima parola che salta all'occhio è questa: leggi. Allora, incuriosito e un po' spaventato, la apro per vedere cosa mai ci sarà scritto dentro. La lettera recita così: avevi la catena a terra, te l'ho rimessa su, ma vai a farla ritensionare o cambiala. Si sfila molto facilmente e rischi di farti male. Firmato un altro appassionato. In poche parole, un ragazzo qualsiasi, camminando per andare a lezione probabilmente o tornando a casa, ha notato che la mia bicicletta aveva qualcosa che non andava e senza pensarci due volte, senza pensare che poteva essere scambiato per un ladro, senza pensare che sarebbe stato più comodo ad andare direttamente a casa a rilassarsi, si è fermato e ha deciso di aggiustarmi la bicicletta. E tra l'altro non so se l'avete notato, ma questa lettera è tutta sporca con degli aloni neri. Questo ragazzo si è sporcato le mani per aggiustarla e si nota da quanto il foglio è sporco. Io sono una persona che non crede nel karma, non crede in esperienze mistiche, superstizioni o che in generale ci sia tutto un ciclo per il quale se tu fai una buona azione prima o poi tornerà a te. Però oggi sono stato molto colpito da questo gesto. Fino a un po' di anni fa sono stato un ragazzo normale che quando era il caso di essere gentile era gentile e quando invece era il caso di fare un po' l'antipatico faceva l'antipatico. Poi però mi successe una cosa: andai in un ristorante e entrando chiesi un tavolo. Lo feci però senza nemmeno salutare, ero di corsa e mi ero dimenticato. Il cameriere, anche prendendomi un po' in giro, mi fece il verso facendomi capire che ero stato maleducato e mi ero comportato male. Da lì inconsciamente ho abbastanza cambiato la mia vita, o meglio il mio modo di interfacciarmi con le persone. Infatti ogni volta che si presenta un'occasione per il quale io posso ringraziare o chiedere per favore, per piacere, insomma dare l'impressione di essere gentili a un'altra persona, non mi tiro mai indietro. La mia idea è, fino a quando sono soltanto parole, frasi o anche soltanto un modo di mettere a proprio agio le altre persone, perché non farlo? Molti diranno perché farlo, ma io dico perché invece non farlo? Alla fine non ci costa niente, perdere 2 secondi della propria vita per ringraziare qualcuno o chiedere in un modo cortese qualcosa, davvero non ci costa niente. E non importa se la persona che abbiamo davanti apprezzerà questo gesto oppure rimarrà scazzata come la maggior parte delle persone di una grande città. L'importante è che noi l'avremmo fatto, perché ti farà dire bene o male ho tirato su la giornata a qualcuno. Diciamocelo, la vita è fatta di giornate belle e giornate di merda e spesso non sappiamo la giornata che ha avuto la persona davanti, di qualsiasi tipo essa sia. E a volte anche soltanto una parola, un gesto, un modo di aiuta tantissimo. Come già detto, odio pensare che questa lettera sia collegata coi miei modi di fare, però fa molto pensare perché è come se tutto ciò che io faccio per le persone inconsciamente e quotidianamente sia per una volta tornato a me. Oggi era una giornata non particolarmente facile perché c'era molto lavoro da fare, io avevo mal di testa e non mi sentivo molto bene. E credeteci o no, questa cosa mi ha tirato su tantissimo. Quindi, in poche parole, siate gentili con il prossimo. So che non è la cosa più facile da fare perché spesso siamo noi stessi che abbiamo giornate brutte, pesanti. In generale la vita attuale è molto frenetica, è difficile. Ed è difficile fermarsi a pensare come comportarsi in certe situazioni. Però fidatevi, prima o poi tornerà tutto. E oggi ne ho avuto la conferma.